Tutti, non solo i bambini, vorrebbero trovare il regalo sotto l'albero e chi si avventura nei centri commerciali e nei negozi di fiducia magari chiude un occhio sul prezzo acquistando senza tentennamenti. Ma in effetti c'è chi però rischia il pacco e non quello di Natale durante gli acquisti. Per evitare di incappare nei frequenti raggiri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Francesco Fallica, fornisce alcune raccomandazioni. Credo che la prima cosa sia quella di comprare nei negozi che conosciamo, cioè di comprare nei negozi che hanno un marchio o comunque che sono dei negozi che capiamo subito che sono regolari, quindi non comprare nelle bancarelle, non comprare per la strada, comprare su internet con molta attenzione perché anche su internet ci possono essere anche delle cose che vengono contraffatte o che comunque non conosciamo visivamente. Diciamo con la mano il nostro interlocutore. Quindi. Occhi aperti soprattutto verso gli accessori contraffatti e bisogna sempre pretendere lo scontrino fiscale. Diffidare nel medesimo contesto anche dei prezzi magari troppo bassi o comunque dei prezzi particolari, dei prezzi strani rispetto a quello che conosciamo, perché evidentemente possono essere portatori di qualche cosa che non va.